Babbo Natale sta diventando grasso. Dovrebbe smetterla con tutti quei biscotti. Sta zitto! Avanti, amico. Dormi, altrimenti Babbo Natale non verrà. Oddio, non vedo l'ora arrivino i regali. Non ho nemmeno sonno. Certo. Senti, potresti raccontarmi una storia? Ok. Allora, c'era una volta un agnoma di nome Snooki. Bro, mi hai raccontato quella storia un milione di volte. Raccontane una nuova. Va bene. Durante la mattina di Natale, un ragazzo e il suo cane si erano appena svegliati. Possiamo essere noi due? D'accordo! Io e il mio cane Ian ci eravamo appena svegliati. Ma perché il cane lo devo fare io? Fallo tu il cane! Che ne dici se entrambi siamo umani e chiudi quella cazzo di bocca? È la mia storia! Potrei essere più macio? Come ti pare? Fantastico! Insomma, iniziamo a correre per andare ad aprire i regali! Cosa ne hai fatto dei regali? Ma non li ho neanche toccati! E allora dove diavolo sono? Avete scucciato? Ninguno ha ricevuto los regalos! Oh, signor! Oh, signor! E tu chi sei? Non avete scucciato il telegiornal? Amico, perché gli hai sparato? Le armi servono per questo, giusto? Beh, potresti almeno sparare alle persone dopo che si sono presentate. Va bene. Se nessuno ha ricevuto i regali, significa solo una cosa. Babbo Natale li ha venduti per droga? No, Babbo Natale è nei guai. Ecco perché stiamo andando verso il Polo Nord. Era ovvio. Credevo avessi scordato dove abitassi. Salute a voi, qual buon vento vi porta in Canada, eh? Salve, io vorrei solo passare per andare al Polo Nord. Oh, il Polo Nord, eh? E tu dove vai, eh? Cosa? Sì, parlo con te, eh? Scusa, ma è una domanda? Non ti ho domandato se parlo con te, ho affermato di parlare con te. Tu? Sì, tu. Ma tu cosa? Parlo con te. Tu, tu. Ma che c'entra tutto questo? Nessuno passerà per andare al Polo Nord! Fate retromarcia, altrimenti morirete per mano delle mie spade! Aspetta che ci penso! Che credi che sia? Uno degli aiutanti di Babbo Natale! Chi sei? E perché hai tentato di fermarci? Ok, io mi chiamo Clarence Peabody. Credevo che fermando voi due sarei riuscito ad Ma che cazzo, amico? Mi hai detto tu che posso sparargli dopo che si sono presentati. Ma lui era... Lascia perdere. E così vissero felici e contenti. Bro, ma questo è il peggior finale che abbia mai sentito. Non importa, prenditela con Babbo Natale. Non così in fretta. Raccontami il resto della storia o finirai come quel piccolo elfo. Ma che... È davvero carico quel coso? Forse no! Nella prossima puntata vedremo che Anthony morirà! Scherzo, sopravviverà, ma per poco! Nella prossima puntata vedremo il resto della storia e scopriremo se riusciranno a salvare il Natale e se Anthony si ricordi di chiudersi dietro! Cosa? Ah, dannazione! Per vedere dietro le quinte gli errori di scena, clicca nel link originale del video! Your ass is showing! Grazie per esserti iscritto!